Quasi 99.000 somministrazioni riguardanti la prima dose e più di 55.000 inoculazioni per il richiamo. Sono i numeri che tracciano l'andamento della campagna di vaccinazione rivolta ai cittadini over 80 nelle Marche. Proprio in merito a questa fascia d'età, il governatore Francesco Acquaroli ha annunciato che la regione ha quasi raggiunto il completamento della prima inoculazione per tutta la categoria. Risultato per il quale, ha proseguito Acquaroli, sono arrivati anche i complimenti da parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo, che ha chiesto poi di estendere i suoi ringraziamenti a tutti gli operatori sanitari e ai medici di medicina generale. Resta però alta la richiesta di aumentare i punti di vaccinazione sull'intero territorio regionale e quindi anche nella provincia di Pesaro Urbino. Sul tema si pronuncia ormai da diverse settimane il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, il quale avrebbe registrato primi segnali concreti al riguardo a seguito di un colloquio telefonico con l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Noi abbiamo fatto un paio di ipotesi. Cioè la Casa della Salute, che è la cosa più naturale, anche se ci sono dei problemi di parcheggi. Ci è venuto in mente ieri come giunta la zona industriale, la mensa di Talacchio, dove c'è un parcheggio enorme, se fosse condivisa anche dagli altri comuni, e l'assessore ha detto che dobbiamo lavorare insieme perché si potrebbe dall'inizio di maggio, quando disporranno tutti i vaccini, anche pensare ad un punto di vaccinazione in quest'area, dove ovviamente eviteremmo di portare 30-40 mila persone a Pesaro. Nel frattempo, nei locali dell'ex Ristò, sede pesarese della campagna vaccinale, è salito il numero del comparto medico predisposto per le somministrazioni. Fatto un sopralluogo questa mattina e non c'era nessun tipo di coda, non c'era nessuno nel locale comune del centro, nel corridoio, erano tutti dentro i vaccinanti di questa mattina, tra i quali c'erano anche più di 100 insegnanti programmati. Quelli programmati fino a, credo, al 15 saranno fatti, dopodiché questo tipo di target passerà in secondo piano rispetto agli over 80 e vulnerabili che dovranno essere conclusi. Al momento l'aggiunta di un medico e di un amministrativo, quindi adesso abbiamo 5 medici e 4 amministrativi, pare abbia dato insomma risultato. Vedremo adesso, quando ci sarà una seduta vaccinale con soli over 60, quindi divise per varie categorie, che quindi di default dovranno fare l'AstraZeneca, sarà il banco di prova definitivo di questa modifica, per quanto lieve organizzativa, ma pare decisiva. Cerchiamo di arrivare a 6 medici e con 6 medici pensiamo di metterci al riparo da qualsiasi problematica.